zuppa di documentazione scientifica, certamente, a mio parere, fa la differenza, anzi, è come. Questo perché? Perché chi si occupa di documentazione raccoglie e mette poi a disposizione degli altri, degli operatori, ma non solo, penso agli operatori della sanità in generale, mette a disposizione tutta una serie di materiali, studi, articoli, documenti, quindi materiale bibliografico e soprattutto quelle informazioni che sono basate dal punto di vista scientifico. E questo direi oggi è di fondamentale importanza, perché proprio grazie alle informazioni scientifiche raccolte in modo solido è possibile contrastare quel fenomeno che purtroppo oggi dilaga, che è quello della disinformazione o della creazione addirittura di falsi miti. Penso al campo delle vaccinazioni, ma potremmo fare tutta una serie di elenchi veramente su determinate tematiche e argomenti. Quindi questo secondo me è il punto fondamentale. Chi fa documentazione quindi raccoglie, fornisce, mette a disposizione quelle che sono le evidenze di efficacia che oggi sono più che mai necessarie perché viviamo in un'epoca in cui le risorse sono estremamente limitate e quindi questo ci serve per fare una programmazione più corretta, più equa di quelle che sono appunto le nostre azioni, i nostri interventi. Appunto, prioritariamente mi riferisco come medico di sanità pubblica al nostro settore, ma questo dovrebbe valere veramente per tutto. Per quanto riguarda invece le tre parole, più che parole, mi sono venute in mente tre pensieri, cioè, come posso definire il centro di documentazione regionale, il dorso, ma mi è venuta in mente l'idea proprio della cassetta degli strumenti, perché è stata questa ed è tuttora la funzione del dorso, cioè quella di fornirci a noi operatori gli strumenti necessari per una buona programmazione, per una buona attuazione degli interventi e poi anche per una loro valutazione, cosa che abbiamo sempre, appunto, siamo stati anche accompagnati dal dorso in questa fase. Quindi cassetta degli strumenti, poi l'altra parola, l'altro pensiero per definirlo è proprio lo scambio, interscambio di esperienze e di conoscenze che ha favorito questo centro regionale. E infine la creazione di reti, di ponti, di alleanze che ha visto il dorso proprio tra i suoi sostenitori. Quindi non sono tre parole, ma tre immagini che però secondo me, almeno nella mia mente, ecco, definiscono il dorso.